Se vedemmo. Teletrasportati a Milano Malpensa, da Halifax a Milano, così senza accorgersene. Buongiorno amici, nell'episodio precedente vi abbiamo fatto vedere parte dei preparativi del nostro Cingone affinché possa essere imbarcato su questa nave che lo porterà qui da Halifax in Canada, traversata oceanica fino al Belgio, fino al porto di Anversa. Buongiorno Ciccina, come stai? Livello di ansia 8 miliardi e mezzo, un'ora al momento della consegna del Cingon al porto di Halifax. Abbiamo il perrito, che abbiamo la rete. Hai visto? Quindi come potete vedere questo qua era l'ultimo pezzo di, tra virgolette, tentativo di sicurezza che abbiamo installato sul Cingon prima della consegna. Sono le 7 di mattina, ha diluviato tutta la notte, sta piovendo anche adesso, come ogni partenza che si rispetti. Tutto un caos, ieri pomeriggio, ieri sera, mettere via la roba di fretta sotto la pioggia che era tutta fuori dal Cingon. Non vi abbiamo fatto vedere più di tanto perché non c'è stato possibile, stamattina idem. Questa bellissima giornata di sole d'agosto qua in Nova Scotia, vero Sere? La verità, scappiamo da questo, l'estate non è mai arrivata, ci siamo stufati. Il posto è bellissimo, però chiaramente se il clima fosse stato un po' più clemente ce la saremmo sicuramente goduta un po' di più. Però anche questo fa parte del viaggio. Manca mezz'ora per la consegna. Una volta lasciato il Cingon al terminal del porto e noi proseguiamo e andiamo in hotel. Ah sì, perché non ve l'avevamo ancora detto, ma i Cingones se ne vanno in hotel a Halifax, perché la Sera ha detto che lei non parte da Halifax prima che parta il Cingon, quindi vuole fare così col fazzoletto bianco, no? Come nei film proprio degli anni 40, 50, 60, no? Che salutavano tutti dalla nave, eccetera. Vuole salutare il Cingon alla partenza. Vedere se poi succede qualcosa. La nave non parte oggi, cioè oggi lo consegniamo, ma passano ancora 48 ore prima che parta. Se poi non parte, qualsiasi cosa, la nave si guasta e rimane lì da solo. Povero. Cosa fai? Non lo aspetti? Certo. Quindi mi fai spendere soldi per 3 notti d'albergo per aspettare che parta il Cingon. Svolta a sinistra e prendi Main Street. Tra 500 metri, svolta leggermente a sinistra in Afrikville Road. Siamo già arrivati davanti all'ufficio dello spedizioniere. Quindi Ale è già dentro per chiedere un attimino che cosa gli serve, cosa dobbiamo fare e poi entriamo dentro con i documenti. Ed ecco la Sera intenta chiudere il portellone laterale dall'interno con il gancio che abbiamo installato. Fatto! Adesso invece tocca ad Ale a completare l'opera della rete con le ultime fascette strette lì dove c'era l'apertura che io ho usato per mettere il gancio dall'interno, in modo che non ci passi neanche uno spillo. Yeah.
versi dentro il porto, quasi dentro il porto, cercando l'ufficio. Prima la sicurezza e poi la CL, che è la compagnia di navigazione. Ovviamente Google non aiuta in queste situazioni. Per niente. Anzi, ti depista. A few moments later. Come ci vedete, siamo già mascherati da portuali. Esatto. Per mantenere le tradizioni. Mio suocero sarà così orgoglioso. E tuo cognato invece. Here we go. E adesso seguiamo Mo. Che ci scorta. Che ci scorta gli uffici della ACL. Quelli dove ci siamo fermati adesso era la security. Sicurezza. Qua non è come a Baltimora, la escort era 70-80 dollari l'ora, ma l'escort è gratis. Però mezzi militari, sì. Quelli lì, eh? Questi sono i camper che avevo visto. Sì, ah, ok, sì. Che mezzi. Voglio un camper così, voglio una cellula così. Ci siamo? Magari il finestrino lo chiudiamo? Che dici? Magari chiudiamolo. Ok. Ci vediamo fra 2 settimane. Lo salutiamo per un momento, forse ritorniamo da lui con l'altro incaricato. E vi segnalo che il Cingone è parcheggiato di fianco a mezzi militari che dal Canada stanno andando in Ucraina. E anche questi mezzi, tutti con le chiavi infilate nella porta, cioè proprio così, cioè libero tutti della serie, fidarsi, guardate. Adesso vi faccio vedere anche in compagnia di che altri mezzi europei è il Cingon qua nell'attesa di imbarcarsi fra 48 ore. Belgio, Germania. Questo è il furgone della nostra amica che abbiamo conosciuto in Guatemala, Cici Castelnango, che ci siamo venuti giù insieme da Cici Castelnango. Canada. Come lo vedi il Cingon parcheggiato insieme ai mezzi che vanno in Ucraina? Benissimo, è ben scortato. Ciao! Ci vediamo! E adesso è giunto il momento di lasciarlo. Fa sicuramente un certo effetto, come è l'andata, lasciarlo lì proprio in mezzo a questo piazzale, anche se in buona compagnia, aperto e con le chiavi dentro sopra il cruscotto. E la via. La serie, fidarsi. Esatto, se va bene come va bene. Posso nascondere dentro il bagno, fare il viaggio da disperati 2 settimane lì, che se ne accorge, scusami se rimango dentro. Ah certo, potresti, sotto nel gavone, sotto il letto, comodo anche, Ci siamo tolti già i gilet di sicurezza qua per entrare all'interno del porto di Halifax. Abbiamo appena chiamato un Uber che arriva teoricamente fra 2 minuti. E ci viene a prendere qua dal porto e andiamo in albergo, così ci rilassiamo un attimo, ci facciamo un bel doccione e vediamo da farsi in questa bellissima giornata nebbiosa di Halifax. Mamma mia, terribile.
pulita la stanza. Ottimo. Benvenuti nella nostra nuova casa per i prossimi 3 giorni, perché aspettiamo a vedere la nave che parte con il cingone a bordo. Prima di metterla tutta in disordine e di viverla per le prossime ore, vi faccio fare il room tour, il tour della stanza. E poi vi diremo anche come ci siamo potuti permettere ben 3 giorni in questo albergo. Entrando qui abbiamo addirittura microonde e macchina del caffè con le capsule. Secchiello portaghiaccio con macchina del ghiaccio fuori nel corridoio. Bell'armadio. 2 letti matrimoniali, poltrona, scrivania per lavorare con i computer perché il wifi qui è velocissimo, quindi ne approfitteremo sicuramente per caricare un paio di video. E adesso vi faccio vedere il bagno. Carino anche il bagno, super moderno. Questo è il pezzo forte. Buongiorno amici e benvenuti alla prima mattina qua a Halifax, al famosissimo Best Western Plus di Dartmoor. Colazione inclusa qua al Best Western. Mi sono appena proposto una cosa light e questo è il primo giro, eh. La micicina opta come al solito per una colazione dolce. Lei il salato la mattina. Quindi pane tostato con marmellatina, 2 briochine, però come dicevo prima, Cicci, ti devi far bastare la colazione fino a stasera a cena. Ma te la devi far bastare te che pensi sempre al mangiare. Vabbè, buon appetito, eh? Buon appetito. Comunque io ho già fatto vedere che questo è il mio primo round, poi vado avanti, eh. Beh. Io volevo farvi vedere che questo c'è il caffè espresso dentro. 10 centimetri di bicchiere per tanto così di espresso, e anche questo sarà il mio primo round, però pur essendo quello delle macchinette è molto buono. All'uso. Bene. Oltre a non pagare niente per queste 3 notti, oltretutto pure la colazione super lusso. Stamattina quindi giro in centro ad Halifax. Dobbiamo solo decidere come andare dall'albergo al centro. Abbiamo deciso di prendere un Uber per andare fino in centro. Siamo comodi. Siamo noi. Comodi, ci Eccolo, stiamo sbulaccando con questi ultimi giorni di pacchia. Abbiamo deciso di andare in macchina in centro perché già andando in macchina ci vogliono 20 minuti, con i mezzi pubblici ce ne vogliono 45, quindi non volevamo perdere troppo tempo, anche perché come al solito si sta nuvolando e almeno ne approfittiamo prima che venga a piovere. Siamo fatti portare dall'Uber qui nel waterfront, esattamente di fronte al Pier 21, quindi al Molo 21, dove c'è il famoso museo dell'immigrazione, che per oggi non andremo a vedere. Ne approfittiamo per andare a fare una passeggiata qui in centro ad Halifax, anche se non c'è tantissimo da vedere perché le maggiori attrazioni sono tutte quelle intorno alla città e sono poi quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi. Qua al museo dell'immigrazione di Halifax, del Pier 21, cioè del Molo 21, cara la mia ciccina, si raccontano le gesta e la storia del 1 milione di immigranti che sono arrivati, approdati in Canada, proprio qua a Halifax, sul Molo 21, fra il 1928 e il 1971. Come abbiamo detto più volte, il Canada è uno dei paesi più multietnici veramente di tutto il mondo. Cioè si parlano, ti ricordi che quando eravamo anche a Toronto, roba del genere, sì? La quantità di lingue. Di lingue straniere che si parlano veramente qua in Canada, è una cosa pazzesca. Quando vai in giro in centro fai difficoltà a sentir parlare comunque inglese, perché senti qualsiasi altra lingua.
Alla sera per il regalo di Natale gli ho già chiesto che mi regali un bel kilt della Nova Scotia, perché veramente io sono sicuro che ci starei troppo bene con questo bel kiltettino. Però io prima vorrei che tu te lo provassi, non voglio andare a scatola chiusa, ti voglio fare una foto prima che te lo provi. Te lo immagina la guida del Cingon col gonnellino scozzese? Sì, diventeremo virali, diventeremo. Mettete nei commenti se volete vedere il diversamente giovane con il kilt. Vabbè, io intanto lo compro, poi dipendendo dai commenti lo indosso o meno. Vai. Amici, ci sto quasi riuscendo, ne sto facendo provare uno, più o meno provare, qui al DG, che quasi quasi si sta convincendo. A fitting room / bathroom, if you want to try it on. I would love to. I love that. That's our newest one, the Nova Scotia Utility Kit. It's kind of pricey. I mean, like, for sure, I mean, we are Italian. I mean, we're not used. I mean, you know, how much. I mean, you know, like, this kind of thing. But yes, I would love to try it on. Okay. I think the 38 might be the smallest one. It's definitely too big for me. Let me check the computer to see. Okay, thank you. Adesso l'impiegata sta andando a vedere se c'è la taglia, perché erano tutte taglie 38-40 americane, quindi grandissime. Speriamo che ce l'abbia. Speriamo che ce l'abbia la taglia. Ma sì, speriamo, veramente. Ci vado in giro in tutta Italia. Anzi, ti dirò di più. Sai quell'appuntamento che abbiamo dal 15 al 17? Sì. Mi presento con il kilt. Ottimo. The 30, this is the smallest one that we have here. Primo tentativo di riuscire a provarmi un kilt scozzese della Nova Scotia, però canadese, fallito, perché sembra che qua i canadesi che indossano il kilt siano un po' più burricelli di me, eh? Burricelli, cosa vuol dire burricelli? Cioè che italiano, su! Che ci abbiano un po' più di buzzetta di me, perché sembra che la taglia più piccola è una 34 che le fanno i kilt, mentre invece io sono una 30, ma proprio massimo 32. Vediamo se lo troviamo, perché veramente adesso mi è presa la scimmia del kilt. Kilt e coppoletta scozzese, non può essere da solo, calzettoni di lana. Beh, il calzettone ci vuole, perché ci vuole il calzettone quello con i pompon praticamente certo, di lato, eh? Certo. Vediamo, dai. Se stai buona ti porto a conoscere Gloria. Gloria Stevan. Ma senti che sound. A Halifax in Nova Scotia sound proprio Latino America. Come te gusta a ti, mi amor. Ai, non me digas, por favor. Questa qua è la famosissima Gloria, la nave scuola della Colombia, il corrispondente dell'Amerigo Vespucci colombiano. Salendo a bordo della Gloria e ci sta guidando niente poco di meno che il tenente Arisa. Hola, un saluto desde Halifax, Canadá. Bienvenidos a bordo del buque escuela RC Gloria de la Armada de Colombia. Llegamos hace unos minutos aquí a este hermoso puerto en la provincia de Nueva Escocia, aquí en Canadá, y estamos muy felices de tenerlos a bordo. Y un saludo muy grande para toda la audiencia que nos ve en Italia. Io glielo faccio fare tutto a lui il video, un professionista, un attore nato qui il tenente. Entendió che dico? Che usted es así, actor profesional, se escucha muy bien. Bueno, el buque Gloria cumple tres funciones en especial. Una es que es un crucero de instrucción y entrenamiento para los alumnos de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Paella, que es donde se forman los oficiales de la Armada de Colombia. La segunda es que es el embajador flotante de Colombia, es decir, a donde llega, llega como una muestra de buena voluntad de nuestro país y de nuestro gobierno con los países a los que visitamos. Y la tercera es que es una muestra itinerante de la cultura nacional. Ahorita en el recorrido van a ver que tenemos muchos espacios donde tenemos elementos representativos de lo que es ser colombiano, de la cultura y de nuestro país. Pues es un buque tipo bergantín barca,
lo que significa que puede navegar a vela sin necesidad de usar los motores. Pero ¿qué pasa con esto? Para poder navegar a vela se necesita una coordinación muy exacta entre los alumnos y entre la tripulación para poder hacer las maniobras, para poder desplegar las velas, para poder adujar los cabos. Entonces también se necesita una fortaleza física y mental para que los alumnos puedan trabajar y hacer ese ejercicio de desplegar las velas para que podamos navegar. Entonces todo eso forma parte de lo que es el proceso de formación para oficiales de la Armada de nuestro país. Y entonces, se van a hacer una carrera entre el Gloria y el Américo Vespucci. ¿Quién va a ganar? Yo diría que el Américo Vespucci podría ganar en términos de hermosura, porque es un velero muy bello. Es muy bello, lo reconocemos nosotros como colombianos, de la importancia que tiene este buque para la Marina de Italia y para los italianos. Pero de pronto en velocidad tocaría verlo. Claro. Verlo. Pero ¿qué? Es una invitación, es un reto. Es un reto. Bueno, y ahora nos vamos a llevar a lo que nosotros denominamos el rancho de tropa, que es donde los alumnos que tenemos en formación viven, estudian, trabajan y comen. Ahora mismo tenemos 69 cadetes que están en el proceso final de su etapa como formación de oficiales, entre los cuales hay 7 mujeres, y ellos viven aquí abajo, comen aquí abajo, estudian acá abajo y hacen todo acá. Vamos y les mostramos. Esta es de Nairo Quintana, que si no estoy mal fue uno de los ganadores del Giro de Italia hace algunos años. Tenemos también camisetas de nuestros deportistas del equipo de fútbol. En Colombia el fútbol es muy representativo. Fútbol y bicicleta. Claro. Nosotros a donde llegamos nos traemos los valores y la cultura de nuestro país. Invitamos a todo el mundo para que venga a bordo y conozca lo bueno que tiene que ofrecer Colombia, su cultura, su gastronomía, los valores de su gente y sus alumnos que han elegido el servicio en la Armada para proteger a nuestro país. Bello perché questa sosta della gloria è per far conoscere a tutto il mondo le tradizioni e l'importanza della Colombia e per meglio pubblicizzarla addirittura a bordo c'è questa musica latinoamericana che mette un'allegria pazzesca e non te l'aspetti in un ambiente diciamo serio come quello della Marina. Che fortuna che abbiamo avuto a trovare delle persone così disponibili. Queste sono veramente le cose che ti riempiono la giornata. Quindi la nave scuola Gloria, che contrariamente a quello che invece pensavo io, che Gloria fosse tipo il nome di una persona, il nome di una donna, eccetera. La gloria eccetera, per il paese. La gloria e l'orgoglio per il paese, per la Colombia, è partito da Cartagena e ha messo, pensate, 20 giorni per arrivare ad Halifax, 20 giorni di navigazione in alto mare e dei quali il 95% a vela. Adesso rimarranno altri 2 giorni qua ad Halifax, dopodiché cominceranno la loro discesa. La prima fermata sarà a Boston, dopodiché da Boston... Vanno a Cozumel! Sì, esatto! Hai visto che brava che sono diventata, che marinaretta, come l'ho piegata bene. Ma non ho mai avuto il minimo dubbio, Sere, che tu fossi una brava marinaia. Ringraziamo ancora una volta il tenente Arisa e la sua disponibilità assoluta per farci conoscere la barca Gloria. Tutto l'equipaggio, tutta la tripulazione, di una gentilezza unica. È così che promuovono bene il loro paese. Thank you.
un botto di gente qua in giro sul lungo mare, chiamiamolo lungo porto di Halifax, alle 2 del pomeriggio. Così infrasettimanale, non è neanche weekend, c'è una marea di gente. Pensiamo che Halifax è una città di circa 480.000 abitanti, che rappresenta anche, oltre ad essere la capitale della Nova Scotia, la città più popolata di tutta la costa atlantica del Canada. Quindi questa è la zona proprio più frequentata, proprio più così. Una delle top 5 cose da fare, anche perché sono veramente molto limitate le cose da fare qui in città, e sono per di più musei e attrazioni a pagamento. Alla fine sapete che in un viaggio come il nostro assolutamente non è fattibile ogni posto in cui ci si ferma poter fare tutte le attrazioni che si vorrebbero fare, come invece chi va in vacanza 2 settimane all'anno e ovviamente ci vai una volta sola e fai tutto quello che ti viene in mente di fare. In un viaggio così bisogna fare i conti. E ovviamente sono posti sicuramente interessanti, ma non sono assolutamente né il Museo degli Uffizi né tantomeno il Louvre. Quindi non scriveteci nei commenti: ma come non siete andati al museo di qua? Ma come non siete andati di là? Non si può far tutto. Abbiamo un budget che ci teniamo a evitare spese, non dico inutili, però magari meno importanti di altre. E altra sorpresonissima qua ad Halifax, ci siamo trovati anche con il mitico Daniele che avevamo incontrato e conosciuto in Messico, e questa volta c'è anche la Morena, la sua signora. E oggi ad Halifax con Daniele e la signora Morena, grandissimi che ci siamo rincontrati con Daniele dopo il Messico. Daniele incontrato per la seconda volta durante il viaggio, uno dei pochi. Teletrasportati a Milano Malpensa, da Halifax a Milano, così senza accorgersene. Ci eravamo lasciati in albergo ad Halifax e come per magia siamo già al ritiro valigie di Milano Malpensa. Potenza della Chingon Van Life International, cioè proprio fum, un lampo che è durato circa 36 ore. Da quella che sembrava una partenza altamente improbabile, da come si era messa, che siamo già qui a aspettare le valigie, sempre che arrivino. Con 3 voli cambiati, il dubbio poi può esistere. Senti, ma il Chingon dove sarà? Diciamo anche quella del Chingon. Diciamola, che fino all'ultimo non era partito neanche il Chingon, perché in realtà voleva aspettare che partissimo prima noi. Era invidioso. Noi abbiamo fatto di tutto per rimanere a Halifax, per aspettare che partisse lui. E lui, incistito, ha detto: no, io parto dopo che partite voi. Di qua non voi. Me ne vado. E quindi anche la nave è partita un giorno in ritardo. Quindi vediamo se recupera o se invece mantiene il giorno di ritardo.
per sapere quando lo riusciremo ad andare a ritirare a Anversa. Tutto è bene quel che finisce bene, ci vediamo col Cingone inizio settembre.